Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Oggi è una festa di liberazione sicuramente particolare. Siamo qui da soli, ma in tanti, è vero, in tanti stiamo seguendo e partecipando a questa festa. E permettetemi di fare una serie di ringraziamenti, innanzitutto al nostro Don Paolo, perché è sempre disponibile a partecipare a tutte le manifestazioni ed è vicino al nostro paese. Un ringraziamento particolare, anzi un saluto, va al capogruppo degli Alpini di Gaglianico, un saluto affettuoso, Italo Moi, che sono qua rappresentati da Paolo Massaro, grazie Alpini. Un ringraziamento forte va alla nostra banda Puccini, qui rappresentata oggi da Simone Mericoni e il maestro Folli. I pezzi che avete sentito e che sentirete dopo anche nell'uno dei Mameli sono pezzi originali della nostra banda. Bene, darei la parola al nostro Don Paolo per la benedizione e la corona d'alloro per i caduti. Grazie. Grazie al signor Sindaco per questo momento così importante, particolare, intenso che vogliamo vivere insieme. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La storia di un popolo ha nelle sue feste nazionali un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario tra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell'amore. Innalziamo a Dio, giusto e santo, la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per noi Maria, Vergine e Madre, insieme con tutti i santi della nostra terra. Diciamo insieme, proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorre efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa, preghiamo, proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia tra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature e Dio, creatore e padre, preghiamo, proteggi il tuo popolo, Signore. Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto dalla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere il suo compito di custode dei diritti e delle libertà comuni e di rappresentante dell'unità nazionale, preghiamo, proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovono con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che nei vari settori della vita culturale e sociale rappresentano l'Italia nel mondo, perché testimoniando le virtù della nostra gente siano promotori efficaci di pacifica intesa nelle complesse realtà della terra di adozione, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Ecco, quest'ultima preghiera mi dà anche lo spunto per ricordare tutte le persone che hanno sacrificato la vita in questi ultimi giorni, medici, infermieri, per chi si è prodigato per guarire i malati. E allora vogliamo ricordare, affidare alla Madonna, alla nostra Madonna di Europa, tutti coloro che attendono una liberazione dalla malattia, dalle sofferenze, chi ha bisogno di consolazione perché ha perso una persona cara,
per tutta la società che ha bisogno di una liberazione per poter riprendere la sua vita con ancora più valori importanti che questo periodo forse ci fa riscoprire. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Monte d'Europa, prega per noi. Benedetto sei tu, Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo, nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Un pensiero di riconoscenza a tutti i caduti per la patria, per la nostra libertà. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Accompagni tutti la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Oggi, 25 aprile, ricorre il 75esimo anniversario della Liberazione Nazionale. Queste mie poche parole vogliono essere memoria di una delle più tragiche pagine della storia della nostra nazione, ma direi di più del mondo intero. Sono stati anni in cui il mondo dovette assistere al più terribile conflitto bellico dell'umanità, con 61 nazioni coinvolte, con la morte di 55, e sottolineo 55 milioni di persone tra civili e militari deceduti. Ma il coraggio, la forza, la volontà di riscatto e di difesa della nazione italiana dall'oppressione nazifascista spinse tanti uomini, donne e giovani di diverse formazioni culturali ed ideologica ad unirsi nel combattere per la libertà e la democrazia. La loro determinazione ci ha regalato una nazione nuova, ha permesso alle generazioni successive di vivere nella pace e nel progresso, ha riunificato l'Italia e gettato le basi per lo sviluppo della convivenza civile rappresentata dai valori fondamentali della Costituzione italiana. E noi dobbiamo ricordare chi ha lottato per raggiungere questi risultati. Innanzitutto l'impegno e il sacrificio di migliaia di soldati di terre lontane appartenenti all'esercito alleato, inglesi, americani, polacchi e tanti altri, che hanno subito tantissime perdite, ai quali noi dobbiamo tributare sempre un doveroso pensiero ed un eterno ringraziamento. E poi, altrettanto importante, fu il sacrificio umano di tanti partigiani, di tanti soldati, ufficiali
e semplici cittadini accomunati da un unico obiettivo: ridare dignità, libertà e democrazia all'amata Italia. La Resistenza ha dovuto pagare un tributo di sangue altissimo, offerto anche da molte donne, madri, mogli e sorelle e figlie di combattenti per la libertà. Grazie al sacrificio di tutti questi eroi, oggi possiamo celebrare il 25 aprile come festa per una ritrovata concordia nazionale e dei valori comuni della democrazia e libertà. Durante la Seconda Guerra Mondiale, non dobbiamo dimenticarlo, le persone, oltre che subire violenze fisiche di ogni genere, subirono fortissime restrizioni della libertà personale. Ci furono persone che senza alcuna colpa, o solo perché avevano idee differenti dal regime totalitario, furono rinchiuse nei campi di concentramento e purtroppo molte di queste persero la vita. Ci fu la privazione dei sentimenti e dei legami familiari più intimi. Infatti, la maggior parte degli uomini furono obbligati ad un servizio militare lungo, durato diversi anni. Compadri che, quando abbandonarono il servizio militare nel 1943, tornarono alle loro abitazioni, alle loro case, ma trovarono figli che erano troppo piccoli alla data della loro partenza per il servizio militare. E questi li guardarono con degli occhioni, sgrando quegli occhioni come se fossero dei perfetti sconosciuti. Pensate anche a questo dramma delle persone, familiari. Ci fu inoltre la privazione della tranquillità e della normalità. E per anni, tutti i giorni, a causa del coprifuoco, le persone, dal pomeriggio al mattino del giorno dopo, non potevano uscire dalle proprie case per paura dei bombardamenti e con costante timore di sentir suonare le sirene in qualunque momento, costringendoli a scappare nei rifugi antiaerei. Pensate che dramma, che ansia queste persone, sentivano queste sirene e dovevano scappare per proteggersi dalle bombe. Il 25 aprile invece rappresentò uno spartiacque: da un lato le violenze e le privazioni, dall'altro la democrazia e la libertà. Eh sì, democrazia e libertà sono concetti attualissimi e sicuramente non scontati. Ne abbiamo avuto purtroppo prova in questi ultimi 2 mesi, dove a causa di un maledetto virus tutti noi abbiamo visto restringersi il perimetro della nostra libertà personale. Noi oggi stiamo vivendo una terza guerra mondiale. Anche oggi tante persone stanno morendo. La generazione delle persone che hanno vissuto il precedente conflitto bellico sta pagando un tributo altissimo a questa malattia. Tutti abbiamo ancora negli occhi, e purtroppo quasi tutti i giorni ancora lo vediamo, quelle terribili immagini delle colonne di mezzi militari in fila dall'ospedale di Bergamo verso i cimiteri. E tutti questi nostri fratelli ci stanno lasciando in silenzio e in solitudine, senza nemmeno l'affetto e l'ultimo saluto dei propri cari. A loro va il nostro pensiero e i nostri più affettuosi sentimenti. E con i provvedimenti necessari al contrasto della diffusione del virus, come rimanere a casa o abbandonare il proprio lavoro e i propri interessi, ognuno di noi ha perso un po' di questa bellissima libertà, che tutti però davamo per scontata. Le persone non hanno più potuto disporre liberamente della propria vita per rallentare e diminuire la trasmissione della malattia, di questo Covid-19. Ma anche oggi, come nella Seconda Mondiale, ci sono la Resistenza e gli alleati: infermieri, medici, operatori sociosanitari, volontari della Protezione Civile, tutti i lavoratori che con la loro dedizione hanno permesso la prosecuzione dei servizi essenziali alla nostra vita. E poi ci siamo noi, che con il rispetto delle regole aiutiamo la nostra patria ad uscire dalla terribile situazione in cui ci siamo trovati. Ma questa volta, ma anche questa volta, certo,
Tutti insieme ce la faremo a sconfiggere il nemico. Lo obbligheremo ad arrendersi e tutto potrà riprendere come prima. E sono sicuro che anche questa dolorosissima esperienza, questa pagina terribile, saprà essere uno stimolo per creare le fondamenta per un'Italia migliore. E adesso che finirà, perché sì, finirà questo incubo terribile, tutti noi saremo chiamati a dare il meglio di noi stessi, in tutti i campi, come hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni, ricostruendo la nostra Italia devastata dalla guerra. E dovremmo mettere gli egoismi e i privilegi da parte. Dovremmo abbandonare gli egoismi e i privilegi. Dovremmo essere pronti a ridiscutere pseudo diritti personali e anche tanti interessi corporativi, magari interessanti per qualcuno, per il singolo, ma sicuramente non interessanti e contrari talvolta al bene comune. Mentre dovremo riuscire, ma ce la faremo e lo faremo sicuramente, dovremo riuscire a riaffermare parole come senso del dovere, spirito di sacrificio, altruismo, impegno per la collettività. Queste devono essere le parole che faranno da cornice all'Italia dei prossimi mesi e dei prossimi anni. La libertà è come l'aria, ti accorgi di quanto è importante solo quando inizia a mancare. Questa era una frase scritta da Calamandrei. Facciamo tesoro di queste parole, dopo che anche noi nel 2020 abbiamo provato cosa significhi perdere un po' di quest'aria, un po' di libertà, e tutti abbiamo provato questo terribile senso di asfissia. Sfoderiamo il nostro orgoglio, costruiamo la nostra voglia di libertà, e per questo chiedo a noi, a tutti voi, nei prossimi mesi di impegnarci al massimo delle nostre capacità per il rispetto verso coloro che l'hanno fatto 75 anni fa e per le persone che lo stanno facendo in questi mesi, con la consapevolezza che solo così daremo senso ai valori della nostra patria e della nostra storia. Grazie a tutti, viva il 25 aprile, viva Gaglianico, viva l'Italia! Ancora un ringraziamento particolare tanto a chi ha reso possibile questo collegamento tecnico, alla regia Niccolò Canepparo, e devo dire a News Biella, perché News Biella è sicuramente, con gli organi di stampa, sono importantissimi in momenti come questi per far sentire i cittadini vicino all'istituzione. Quindi veramente grazie a News Biella e a Mauro Benedetti per questo appoggio.